Che cos'è la filosofia per Socrate? La filosofia per Socrate è innanzitutto un insegnamento, vale a dire quell'insegnamento finalizzato alla conoscenza della verità. Infatti, Socrate intende la filosofia come ricerca della verità, ma di quale verità? Della verità che si cela, che si nasconde in ciascuno di noi. Secondo i greci, la verità è nascosta dentro di noi. Solo che è confusa e mescolata ad un insieme di credenze, di opinioni, di pregiudizi e quindi va sgrezzata. Bisogna lavorare questa verità per poi tirarla fuori. Questo poi è il lavoro che Socrate intende fare come ostetrico delle anime attraverso la maieutica. Ma la filosofia socratica è dunque filosofia che ricerca la verità. Attraverso quale strumento? Attraverso il dialogo. Ma quale verità? La verità che alberga in ciascun uomo. E quindi la filosofia socratica, fare filosofia per Socrate, è ricercare la verità che alberga in ciascuno di noi, attraverso il dialogo con se stessi o con gli altri. Dunque la filosofia è dialogo. E molto probabilmente per questo motivo Socrate non scrisse mai nulla. Perché essendo la filosofia dialogo, quindi una ricerca che è figlia non di un'indagine cosmologica, naturalistica, ma di una ricerca interiore, di una indagine interiore, allora questa è un'indagine viva, accesa, inarrestabile, continua, mentre la scrittura è nemica della ricerca, arresta la ricerca. Per questo motivo l'oralità è il terreno della filosofia, secondo Socrate.